Paola Tucci è in gara con l'ultimo ostacolo, domani sera sarà in duetto con Beppe Fiorello e il suo prossimo album Viva da Morire esce il 15 di marzo e a maggio avrà due anteprime del tour a Milano e Roma. Ecco, domande. Allora, subito con le domande. Ilenia qui al centro, a destra. Ciao Paola, sono Luigi di Gagliolina, sono qua alla tua destra. Eccoci, ciao. Allora, dopo il secondo cuore, dopo un'ennesima vita, dopo un ostacolo che è stato superato, si arriva all'intimità di questo pezzo che è bellissimo, dove tu dici piove però siamo fuori pericolo. Quindi le paure ce le lasciamo alle spalle grazie alla forza che viene dalla vita. Come si fa ad andare avanti con i nuovi ostacoli e superarli sempre con una vita nuova, essendo sempre più belle, sempre più radiose e sempre più così vicini e vicine, nel tuo caso, alle persone. Grazie. Grazie a te. Beh, siamo fuori pericolo perché il senso della canzone è che non siamo soli. È questo il senso della canzone. Pensare di avere ancora quella mano grande, io da bambina, poi da donna, ricordandomi quando ero piccola, la mano grande di mio padre, ecco, quel supereroe che mi portava a conoscere il mondo, mi faceva sentire sicura, mi faceva sentire al sicuro e quindi fuori pericolo. E questo è un po' il senso, il non essere solo, il sapere di avere trovato qualcuno su cui contare, qualcuno con cui anche inciampare, cadere insieme, come dice la canzone. È bellissimo pensare di cadere insieme, anche se appunto si cade e magari ci si fa male, ma in due ci si conforta. Grazie. Allora, ci spostiamo a sinistra, alzati cortesemente. Buonasera, Giulia Orsi di Radio Bocconi. Buonasera. Vorrei chiedere qual è in generale il primo ricordo che ha del Festival di Sanremo e tra le varie edizioni a cui ha partecipato, ovviamente escludendo questa, qual è quella a cui è più legata? Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Beh, il primo ricordo del Festival di Sanremo è c'è uno con le mani alzate come se a dire mi arrendo, no? Ah, il prossimo sei tu. Ok, l'abbiamo capito. Cioè, fa così. Mi distrai da morire, devo rispondere alla domanda. Ho capito, dopo lo facciamo. Sì, il prossimo è lui, va bene. Il ricordo del Festival di Sanremo è. Il primo ricordo è stato al momento prima di esibirmi la prima volta. Era luna di notte, mi presentavo 21enne con una canzone scritta da Mario Castelnuovo ed ero alla mia prima televisione, alla mia prima partecipazione, al mio primo 45 giri, la mia prima canzone, era tutto la prima volta per me. Perciò lo vivevo con l'incoscienza di una ragazzina che non si rende conto di quanto grande sia quello che sta accadendo, quello che lo circonda, fino a quando un minuto prima di salire sul palco, dietro le quinte, mi passa accanto una specie di angelo alto 2 metri, vestito di bianco con delle ali gigantesche, ma erano circa di 2 metri, 2 metri e mezzo, ed era Donatella Rettore che mi ha preso il braccio, me l'ha stritolato dicendomi mi raccomando, in bocca al lupo, mi ha terrorizzata e da lì sono entrata nella dimensione reale del Festival di Sanremo, e cioè quindi è bello, è adrenalinico e anche però paura, emozione, tutto quanto. Allora, adesso. Ecco, è lui, quello che. Sì, sì, corridoio centrale in fondo. Ciao. Ciao Paola, sono Nicola Neri di Radio Flash Adrano. In pratica è da una vita che ti seguo, ti ho vista nascere, musicalmente parlando, al Festival di Sanremo nel 1986 con L'Uomo di Ieri. Abbiamo parlato, hai parlato di Mario Castelnuovo. Ecco, io nel corso degli anni ho visto che non avete più collaborato, perché nei primi tempi, nei primi anni, hai fatto diverse canzoni di Mario Castelnuovo, poi nel corso degli anni non c'è stata più nessuna collaborazione. Che cosa è successo nel frattempo? Bah, nulla di strano, a parte che stiamo parlando dei miei esordi che risalgono a 33 anni fa, 34 anni fa,
e mi sembra un tempo bello lungo. E poi insomma con lui insomma, le strade si sono così naturalmente divise, ma ci siamo incontrati, pensa, quest'estate, dopo tantissimi anni, questo va detto, ed è stato bellissimo rivedersi, perché poi le cose che abbiamo fatto insieme sono rimaste, sono pure, sono quelle, autentiche. Grazie. Ci spostiamo a destra, vicino alla colonna. Ciao, Dario, Radio Piemonte Sound. Ciao. Innanzitutto complimenti, perché la canzone è una delle più richieste sulla nostra radio e soprattutto sei stata definita la più elegante di questo festival. La grazie. Mia domanda è... Grazie. Io conosco molti tuoi ammiratori in Svezia, dove è molto sentito l'Eurovision Song Contest. Volevo sapere come ti sentiresti e se ti piacerebbe rappresentare l'Italia in un contesto molto più ampio come quello. Ma ne sarei orgogliosa, mi piacerebbe da pazzi, già l'idea mi elettrizza. Grazie. Grazie a te. Allora, in fondo a sinistra. Ciao, Rossella Bisaturo, RCS75. Partecipi a Sanremo 2017 con il brano Fatti Bella per te e torni quest'anno con L'ultimo ostacolo. Tu stessa hai dichiarato che per la prima volta ti ritrovi di fronte ad una Paola a posto, ad una Paola felice. Cosa è cambiato in questi anni? Quanti anni? Da Fatti questi Bella anni per te? Sì, in questi anni, diciamo, dalle tue partecipazioni al festival ad oggi. Perché io scandisco il tempo con le mie partecipazioni, con i miei dischi, e quindi più che altro con le partecipazioni a Sanremo, perché è più facile, insomma, diciamo che ti rimangono veramente impresse. Cambiano sempre le cose, è cambiato già qualcosa da due anni a questa parte, da Fatti Bella per te, cambia perché si ricomincia. Due anni fa sono arrivata qui con una nuova consapevolezza, ero reduce dalla scrittura di un'autobiografia che mi ha liberata dalle mie paure, ma l'ho già raccontato due anni fa, l'ho espresso in quella canzone, e da lì è ricominciato una nuova vita, nuove esperienze, nuove letture della vita, letture anche di me stessa, ecco. Io penso che ognuno di noi abbia piacere anche di mettersi in gioco, di scoprire di se stesso qualcosa di nuovo. Io l'ho fatto in questi due anni sperimentando intanto il live del disco in cui era contenuto Fatti Bella per te, che è il secondo cuore, un disco che aveva alzato la voce, che aveva alzato il livello di suono e di potenza, e perciò l'ho portato in giro nei teatri, poi quelli che sognavo di fare da sempre, che sono riuscita a fare, l'ho portato nei teatri ed è stata un'esperienza forte e nuova. Sono sempre stata abituata a cantare in un certo modo, l'ho cambiato anche grazie all'incontro con Luca Chiaravalli, che siamo al secondo lavoro discografico insieme, è il mio produttore da due anni, e con lui io mi diverto, mi piace, mi interessa moltissimo entrare dentro nuove dimensioni. Quest'anno, anche se non sembra, è la mia canzone, L'ultimo ostacolo, è una canzone emotivamente molto impegnativa, e con dei registri che possono sembrare estremi, ma è una scelta. La scelta di gridare, la scelta di portare quasi allo strappo il momento del ritornello è voluto, ovviamente. Qualcuno ha sentito che pensa che io abbia un calo di voce, eccetera. Invece certamente non viene sempre allo stesso modo, ma io sto cantando con un nuovo registro, con nuovi obiettivi, ecco. E quindi per me è un viaggio, è un'avventura il canto
e le canzoni, sono cose da scoprire, sono sensazioni nuove da scoprire. Spero di aver risposto alla tua domanda, grazie. Allora, andiamo a destra in fondo. Ciao Paola. Ciao. Alessia Martino, Canale 100, la radio, Bari, Puglia. Innanzitutto complimenti, sei un'artista pazzesca. Grazie. E poi una domanda. Dove è nata l'ispirazione per quest'ultimo brano, L'ultimo ostacolo? L'ultimo ostacolo era un provino, era una canzone che Luca Chiaravalli insieme a Edwin Roberts e Stefano Marletta avevano scritto e cominciava proprio come l'abbiamo sentita, cioè fermati che non è l'ora dei saluti. Quando l'ho ascoltata, e l'ho ascoltata tutta per intero, ma poi sono ritornata all'inizio e ho sentito che quel verso chiamava mio padre. Il ricordo che ho di lui al suo ultimo respiro, 3 anni fa, e questo mi ha colpita perché io non sto lì sempre a pensare a mio padre, voglio dire, è normale, lo si pensa come una persona che ami, che hai perduto, ma che senti, insomma, però poi certe volte lui viene nei miei pensieri, per esempio 2 anni fa, quando dopo 16 anni sono tornata al festival, prima di salire sul palco, per tutte e 3, le 4 serate, lui è arrivato nei miei pensieri, proprio ad accompagnarmi sul palco. E questa volta, quando ho sentito questa canzone, quando ho sentito il primo verso di questa canzone, io sono tornata a quel momento. E allora la magia delle canzoni, che ti permette di portare i tuoi sogni a realizzarsi, mi ha fatto sentire la voglia di tornare un attimo indietro e di ritrovare quella figura, la figura paterna, la figura dell'appunto, quello che ho detto, del supereroe, della persona su cui contare. Probabilmente perché a oggi, nonostante la mia età, quella figura maschile è ancora la mia figura maschile di riferimento. Non ho trovato un uomo migliore e perciò insomma ci sono legata, l'ho idealizzato e quindi la canzone, insomma, poi l'ho portata verso questa direzione e l'ho cambiata, gli ho cambiato delle parti. Sono intervenuta sul testo. Grazie. Grazie a te. Corridoio centrale, a sinistra. Ciao Paola. Ciao, buongiorno. Ciao, Francesco Albizzati per Radio Statale. Volevo chiederti, qual è la canzone o l'artista che ascoltandolo ti ha fatto pensare, ecco, io voglio essere quello da grande, voglio essere una cantante? Ma ti riferisci a quando ero piccola, quando ho cominciato? Sì, sì, sì. Qual è, chi ti ha fatto innamorare della musica e chi ti ha fatto decidere questo percorso? Beh, io mi sono innamorata della musica attraverso mia madre, perché cantava le canzoni di Mina e Carmela Vanoni e davanti allo specchio o davanti al jukebox le imitava anche, solo nei gesti. Però le conosceva, le cantava e io ero affascinata, veramente avevo 3 anni e ho cominciato a imparare le canzoni. Perciò la mia prima cantante è stata mia madre, in fondo. E poi il rock l'ho scoperto con i Rolling Stones, la prima volta che ho sentito per caso in radio una loro canzone, Sympathy for the Devil, e poi quando ho sentito la voce di Patti Smith ho detto vorrei essere così, poi quando l'ho vista ne ho avuto la conferma, vorrei proprio essere così. Grazie mille. Grazie a te. In fondo a destra. Eccoci. Ciao Paola, sono Veridiana Meleleo di Silver Music Radio. Ciao. Allora, complimenti sono doverosi sia per il testo che per gli arrangiamenti. Grazie. La domanda mia è questa. Quando tu dici penso di scappare, che cosa ti spinge a rimanere? Sì, penso di scappare. No, va bene. Ho avuto, venendo qui, ma proprio parlo di domenica, ho avuto un problema, mi si era bloccato il collo, non avevo mai avuto questo problema nella mia vita, io poi fisicamente sto bene, sto sempre bene, no, faccio le corna, non ho problemi, e ho avuto un blocco
e da questo blocco non mi usciva neanche più la voce, e allora lì mi è venuta questo pensiero: forse scappo, forse non mi presento a Sanremo. Ma c'era l'idea di non presentarti? Di scappare. No, parli da prima? Sì. Beh, insomma, un po' sì, perché sai, sono venuta qui 2 anni fa e mancavo da 16 anni. Ritornare qui dopo 2 anni, a così breve distanza, da un Sanremo, tra l'altro, insomma, che mi ha dato molte soddisfazioni, molto bello, non era un gioco da ragazzi, non era facile, poi... sapevo che sarei entrata subito in competizione con me stessa, con la me stessa di prima, non mi andava di entrare in competizione, e quindi quando poi ho ascoltato questa canzone, che non c'entrava nulla con il lavoro precedente, l'ascolto di questa canzone, il lavoro su questa canzone ha coinciso con l'incontro con Claudio. È stato Claudio a invitarmi al festival e ha dolcemente insistito, e quindi alla fine gli ho fatto sentire questa canzone e lui, insomma, non aveva alcun dubbio, gli piaceva molto. Poi con Claudio, insomma, c'è anche un piccolo aneddoto che risale veramente a prima che io cominciassi a cantare, proprio prima del mio primo festival di Sanremo, prima della mia prima volta, perché c'è stato il periodo precedente, io ho lavorato in un locale a Roma, dove una notte sono entrate delle telecamere e c'era il mitico Lello Bersani che faceva un programma notturno, era passato per le 2 di notte. A un certo punto questa telecamera arriva su me e sul pianista, mentre canto, penso che stessi cantando una canzone di Sade, e lui, Claudio, mi vide in televisione e mi raccontò, poi quando ci siamo conosciuti, mi raccontò che il giorno dopo lui chiamò il presidente della sua casa discografica dicendogli che aveva sentito una giovanissima ragazza cantare e che gli era piaciuta tantissimo, invitando appunto il presidente della sua casa discografica a cercarmi. Poi non penso che mi cercò, perché io non l'ho mai incontrato, e quindi ho fatto un altro percorso, ho avuto un altro destino, ho cominciato con l'etichetta indipendente dei Micocci, della Hit, distribuita dalla allora RCA, perciò è stata un'altra strada, però alla fine a una casa discografica sono arrivata. Perciò io e Claudio ci conosciamo davvero da tantissimo tempo e c'è un affetto e una stima che ho la fortuna di dire che è reciproca. Grazie. Grazie a te. Allora, ancora 2 domande, eccoci qua, dobbiamo andare a sinistra, terzo banco, seconda fila. Eccoti. Ciao Paola, io sono Liana del Bullone di Milano e in rappresentanza dei Believers, così ci chiamiamo. Ah, infatti ti stavo per chiedere, ma di che anno sei tu? Io? Dell'87. Ah, beh, penso. Non ci vediamo a nessuno. No. No, perché sembri davvero molto più piccola. Grazie. Adesso non lo so se è un complimento. Ne parliamo bene. Okay. Ti dicevo, io faccio parte con la redazione di un gruppo che si chiama Believe. I Believe ci sono ragazze dai 14 ai 30 anni che hanno affrontato o tuttora affrontano delle patologie croniche di varia natura. Abbiamo lavorato nell'ultimo anno e mezzo sul concetto di cicatrice. Sì, bello. E, trattandolo come un punto di partenza. Sì. E non credo per caso, nel sondaggio che abbiamo fatto tra i ragazzi nel decidere chi intervistare, chi provare a intervistare in questa settimana, tu sei stata una delle prime. Vabbè, perché io ho più cicatrici di tutti. Quindi la domanda, ti giro la domanda che noi ci siamo fatti nell'ultimo anno e mezzo. Sì. Qual è la bellezza delle cicatrici e delle tue in particolare? La bellezza delle cicatrici sta nel modo in cui si portano. Penso che sia soltanto questo l'unico modo per rendere bella una cicatrice. Chiaramente il modo di portare vuol dire anche non avere paura, vuol dire
averla accettato, vuol dire sapere che quella è la tua storia, quella è la storia di una persona che, come si chiama, che ne ha viste e che ne ha provate di sensazioni forti. Non è un modo per, come si dice, per... niente, mi sono bloccata. Non è un modo per accettare la realtà, ecco. È veramente un modo per provare veramente la forza che ti può dare un'esperienza del genere. E alla fine ti rendi conto che, non essendo un caso, ed essendo insomma tu no, la protagonista di quello che è successo e di quello che sei riuscita però a superare, insomma, alla fine puoi sentirti anche forte e orgogliosa di questo. La cicatrice per me è stato un altro viaggio, un viaggio nella vita proprio, nella vita fatta piena, riempita di ostacoli, a volte bellissimi, facilissimi da superare, a volte quasi impossibili, ma di fronte agli ostacoli che sembrano impossibili ti rendi conto che in realtà c'è una chiave per superarli, c'è una chiave per affrontarli e superarli, devi solo trovarla tu. Chiedo se c'è spazio per un'altra domanda. No, l'ultima ce l'abbiamo, allora sì, ecco in fondo a destra, goffa verde. Ciao Paola, ciao. Buonasera, Davide Tognelli, Radio 675. Quest'oggi abbiamo avuto modo e piacere di parlare con Morta, con tanti altri giovani, diciamo giovani leve della musica italiana. Adesso abbiamo invece il piacere di parlare con te, che da tanti anni sei appunto sulla cresta dell'onda e ogni anno mantieni, se non alzi, sempre di più il livello. Ti ringrazio comunque per non avermi chiamato veterana, perché per una definizione mi fa venire fuori in vita, perciò non è una definizione che mi piace proprio poco. No, generalmente si dice che con il tempo, con i successi, gli stimoli vengano a mancare. Qual è il tuo segreto invece per mantenere alta l'asticella? Intanto dipende anche a che riferimento, a chi ti riferisci quando pensi ai 54enni, 55enni, diciamo, insomma, è un'età che può essere appunto un'età prossima alla pensione, anche se adesso non lo è più, ma può essere anche un'età in cui senti il declino e tutto quanto. Nel mio caso io sento una vitalità che non avevo neanche prima, sento un benessere, a parte qualche momento appunto col eccetera, però mi sento bene, mi sento in forma e mi viene spontaneo avere voglia, ma forse nella mia natura. Per me l'elemento primario della mia vita, la curiosità, è scoprire quali altre strade ci sono da percorrere. Certamente è un rischio, ma mi piace correre rischi. D'altronde la mia vita è stata abbastanza particolare fino adesso. Ho avuto delle sofferenze, insomma, ne abbiamo parlato a lungo. Perciò io ho voglia di vivere, cioè il titolo del disco, Viva da morire, è un titolo veramente che mi calza a pennello. Mi sento viva da morire e capace di fare quello che sento di fare. A volte mi confronto con persone magari della mia età, ai quali dico io vorrei, che ne so, appunto fare un giro nello spazio, oppure mettermi a azzardare una mise, no, che magari, che ne so, alla mia età non è proprio facilissimo, e magari mi rispondono, ma no dai, ma alla tua età non puoi fare una roba del genere, ma figure, ma adesso rilassa, insomma, deponi
le armi, ma non è proprio una questione di porre le armi, è proprio una questione di energia. Di energia, ma l'energia, quella proprio anche fisica, della vitalità, viene fuori anche quando ti tratti bene. E io ho imparato anche a trattarmi bene, a vivere bene, insomma, quindi a sentirmi bene. Viene fuori questa energia e me la godo. Ok? Grazie a voi. Grazie a voi.